ho visto dal programmino che ha dato me che ha mandato. Dieci, nove, sei, cinque. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno a tutti. Oggi, come si vede dall'orologio, cominciamo il nostro collegamento 5 minuti prima del solito per una iniziativa del Santo Padre che domenica scorsa all'Angelus ha chiesto oggi nella solennità dell'Annunciazione del Signore, nella solennità in cui guardiamo il mistero dell'Incarnazione, tutti i cristiani si uniscano a mezzogiorno per pregare insieme la preghiera del Padre nostro, perché il Signore manifesti la sua misericordia, la sua azione, la sua paternità in questo momento così difficile che stiamo vivendo. Voglio, per prepararci a questa preghiera comunitaria mondiale, potremmo dire, voglio leggervi quello che il Papa ha detto proprio domenica scorsa, domenica 22, all'Angelus. Ha detto così: carissimi fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo. Invito tutti i capi delle chiese e i leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo, Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù nostro Signore ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme a recitare il Padre nostro mercoledì prossimo, 25 marzo, a mezzogiorno, tutti insieme. Nel giorno in cui molti cristiani ricordano l'annuncio della Vergine Maria dell'incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di Cristo risorto. Ecco, adesso, in attesa che arrivi l'ora del mezzogiorno in cui ci uniremo con tutti i fratelli in Cristo per chiedere che la paternità di Dio si mostri a noi con la preghiera del Padre nostro, vogliamo prepararci a questo momento invocando la Vergine Maria, perché come madre ci aiuti a guardare con i suoi occhi il mistero dell'incarnazione che in questa giornata celebriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia,
Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. E ora, fratelli e sorelle, uniamoci profondamente alla preghiera del Santo Padre, uniamoci a tutti i fratelli in Cristo, a tutti i cristiani, per rivolgere col cuore la nostra preghiera a Dio, nostro Padre. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Adesso, dopo aver vissuto questo momento di preghiera in comunione con tutti i fratelli in Cristo, possiamo celebrare l'Eucaristia. Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi alla sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato, allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, questa giornata, quella che stiamo vivendo, ha un posto importante nella liturgia della Chiesa, perché viviamo oggi la solennità dell'Annunciazione del Signore. Oggi la Chiesa è in festa perché l'angelo ha portato la sua buona notizia a Maria di Nazaret e Maria di Nazaret ha detto: «Sì, così si è compiuto il mistero della Incarnazione». Se volessimo trovare un titolo per dire l'essenza di questa festa, ma anche per dire il messaggio che la parola di Dio unanimemente ci consegna in questa giornata, potremmo dire così: la solennità dell'Annunciazione del Signore è la festa del sì. È la festa innanzitutto del sì di Dio all'umanità. E poi la festa del sì dell'umanità nei confronti di Dio. Potremmo dire che in questa festa si incrociano il sì di Dio a noi e anche il nostro sì in Maria di Nazaret e in Gesù, Verbo incarnato, al Padre e alla sua volontà. Innanzitutto è la festa del sì di Dio all'umanità. Abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo l'angelo mandato da Dio. L'iniziativa è di Dio. È Dio che in Gesù, Verbo incarnato, ha detto sì all'umanità. Dio in Gesù ha rivolto un sì salvifico nei confronti dell'umanità. Dio, che ha ricevuto dagli uomini tanti no nella storia della salvezza, vuole rispondere nel suo amore con un grande sì nei confronti di Dio, rinnovare
la sua alleanza nei confronti degli uomini con un grande sì. San Giovanni ci dice bene che cosa c'è alla base di questo sì salvifico che Dio dice all'umanità. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Potremmo dire così, nella luce di quello che ci stiamo dicendo, Dio ha tanto amato il mondo da dire sì in Gesù definitivamente all'umanità. Dunque nel mistero dell'incarnazione Dio ha detto un sì pieno di amore fedele all'umanità, perché Dio è il vero Abramo. Se ricordiamo quello che è accaduto nella vicenda di Abramo, possiamo capire veramente l'amore del Padre. Ad Abramo è stata chiesta una prova di amore nei confronti di Dio, di sacrificare, di dare il suo figlio. E quello che è accaduto ad Abramo si è compiuto pienamente nel Padre. E il Padre, il vero Abramo, che nell'amore ci ha detto sì e ci ha consegnato il suo figlio per noi. Nel brano però, nei brani della parola di Dio, non è raccontato solo il sì fedele, pieno d'amore di Dio Padre nei confronti dell'umanità che si è realizzato nel mistero dell'incarnazione, ma soprattutto nella seconda lettura è descritto anche il sì del Verbo incarnato nei confronti del Padre e dell'umanità. La seconda lettura, tratta dalla lettera agli Ebrei, è un frammento prezioso perché descrive i sentimenti con cui il Verbo si è incarnato. Entrando nel mondo, Cristo dice: siccome non gradisci sacrifici per i peccati, ecco io vengo, Dio, per fare la tua volontà. Entrando nel mondo, il Verbo ha detto un sì totale, definitivo nei confronti del Padre e della sua volontà. E si dice nel testo che da quella volontà noi siamo stati salvati. Il sì che il Verbo incarnato ha detto al Padre e all'umanità, salvificamente nei confronti dell'umanità, ha cambiato la condizione umana. Da quel sì che il Verbo eterno ha detto all'umanità è cambiata la nostra condizione. I nostri peccati sono stati cancellati. Un sì che naturalmente non si è realizzato solo nel mistero dell'incarnazione, perché si è compiuto pienamente nel mistero pasquale, quando il Padre ha consegnato il Figlio per amore. E quando il Figlio si è consegnato al Padre per amore, totalmente affidandosi alla sua volontà. Il sì del Verbo incarnato ci dovrebbe far riflettere, perché si dice nel testo che il Verbo incarnato ha considerato il fatto che al Padre non sono graditi i sacrifici degli animali. Dio ormai vuole qualcosa di diverso, non vuole più che gli si offrano cose o animali. Dio vuole che gli uomini si offrano a Dio. La vera offerta che Dio gradisce è l'offerta della vita. La vera liturgia è quella della vita, che si realizza quando gli uomini con la loro esistenza dicono sì a Dio. Questo è il senso pieno della nuova liturgia che nel mistero del Verbo incarnato è cominciato. Non si tratta più di offrire a Dio prestazioni religiose che niente hanno a che fare con la vita. La vera liturgia è la vita offerta a Dio in sintonia con la sua volontà. Quanto è importante questo, fratelli e sorelle, perché queste parole contenute nella seconda lettura ci aiutano a capire quello che stiamo vivendo. Perché l'Eucaristia è il memoriale, cioè la rappresentazione qui e ora del sì salvifico che il Verbo eterno ha detto al Padre consegnandosi a Lui, per amore, in vista della salvezza dell'umanità. Ogni celebrazione dell'Eucaristia è memoriale del sì salvifico del Verbo incarnato per la nostra salvezza.
In ogni Eucaristia Dio ci dice sì nell'amore, in Gesù, in modo totale e definitivo. Ma questa solennità non ci parla solo del sì del Padre e del Figlio che vengono consegnate a noi nel mistero pasquale, nel mistero dell'Incarnazione e più ampiamente nel mistero pasquale. Nella solennità dell'Annunciazione del Signore siamo messi di fronte anche al sì che una splendida creatura come Maria di Nazaret dice nei confronti del Signore. Maria di Nazaret ci ha fatto fare una figura bellissima davanti a Dio. Dio ha trovato una creatura che gli ha detto sì. Riflettevo prima, preparandomi all'Eucaristia, sulle caratteristiche di questo sì che Maria di Nazaret dice a Dio. Innanzitutto il sì di Maria, così come appare nel racconto dell'Annunciazione, è un sì che potremmo dire feriale e domestico. L'Annunciazione, il sì di Maria, non è avvenuto in una solennità liturgica, non è avvenuta nel Tempio, è avvenuta a casa sua, nella feria. È bello pensare che la feria diventa solennità quando le persone come Maria dicono sì a Dio e alla sua volontà. Quindi la prima caratteristica è che questo sì è feriale e domestico, familiare potremmo dire. La seconda caratteristica che mi pare importante di questo sì di Maria è la gioiosità. Tutti sappiamo che si può dire sì a qualcuno con il muso lungo, e va bene, lo faccio. Ci può essere un sì stanco con il muso lungo, ci può essere invece un sì nel quale chi dice sì aderisce pienamente alla volontà dell'altro. Il sì di Maria è espresso con una forma verbale lottativo nel testo originale greco che dice proprio il desiderio di Maria. Maria ha detto sì dicendo io voglio farlo, quello che tu dici mi piace, io aderisco pienamente alla tua volontà. Il sì che Maria dice è un sì gioioso nei confronti di Dio. Potremmo dire che c'è una terza caratteristica, il sì di Maria è un sì sovrabbondante. Perché dico sovrabbondante? Perché nel mistero dell'Annunciazione Dio ha chiesto a Maria di collaborare con lui perché il Verbo entrasse nel tempo. Maria di Nazaret però nella sua risposta va oltre quello che Dio gli chiede. Non solo dice sì, voglio diventare la madre del Verbo incarnato, avvenga di me secondo la tua parola, ma dice quelle parole bellissime, ecco io sono la serva del Signore. Maria di Nazaret non solo si mette a disposizione per il mistero dell'incarnazione, ma si mette a disposizione per tutta la sua vita, tutta la sua vita. È un'argilla nelle mani del Signore, il Signore può fare di lei quello che vuole nel percorso della storia della salvezza. Com'è bello riscoprire nei testi biblici la grandezza di Maria, perché dentro i testi biblici c'è veramente una ricchezza che va riscoperta a proposito di Maria Santissima. Che cosa ci insegna dunque questa festa? Questa festa ci insegna due cose bellissime. Innanzitutto il sì di Dio a noi. In un momento come questo in cui tutti ci chiediamo ma Dio che vuole da noi, che cosa sta succedendo? La parola di Dio e la festa di Dio oggi ci dice Dio ci ha detto sì e continua a dirci sì nell'amore. Di tutto possiamo dubitare in questi giorni, ma non dell'amore di Dio. E la seconda verità importante che questa festa ci dice, la bellezza dell'umanità che dice sì a Dio. Come Maria, anche noi vogliamo dire il nostro sì a Dio, anche in questa stagione difficile. Vogliamo dire il nostro sì feriale, domestico, familiare. Vogliamo dire il nostro sì gioioso. Vogliamo dire il nostro sì eccedente di persone che non vogliono lavorare a cottimo con il Signore, non vogliono dargli una disponibilità a ore, ma di persone che come Maria dicono, Signore, io sono servo tuo, io sono serva tua, fa di me quello che vuoi. Accogliamo dunque la luce del mistero che abbiamo sotto gli occhi in questa celebrazione, il mistero dell'Annunciazione, il mistero dell'incarnazione del Verbo.
e chiediamo al Signore di essere capaci con la sua grazia di dire un grande sì, salvifico anche questo, a Lui, al Padre e all'umanità, a ogni fratello incontrato nella fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Maria è l'arca della nuova ed eterna alleanza. In lei si compie, per opera dello Spirito Santo, il mistero del Figlio di Dio fatto uomo, per la salvezza del mondo. In comunione di fede e di speranza con la Vergine Annunziata, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, dicendo insieme: si compia in noi la tua parola, Signore. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché l'umanità accolga docilmente l'annunzio dell'angelo, con tutto il suo carico di novità e di grazia, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché sul modello di Cristo, servo obbediente, sappiamo aderire con amore alla volontà del Padre e metterla al centro delle nostre scelte di vita, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di giustizia e di pace, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché in Cristo, nuovo Adamo, e in Maria, nuova Eva, sia riconosciuta la vera immagine della persona umana, uscita dalle mani dell'artefice divino, con il soffio creatore dello Spirito, preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché la sapienza del Vangelo ispiri sempre l'umanità che progetta, soffre, spera e la orienti nel cammino verso il Signore che viene. Preghiamo. Si compia in noi la tua parola, Signore. Queste intenzioni di preghiera le uniamo a quelle che sono rimaste nei nostri cuori, le presentiamo a te, Dio nostro Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà
Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. All'annunzio dell'angelo la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.
Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo Raffaele e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola di Gesù, nostro Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. E con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima della benedizione finale, voglio mettervi al corrente di una decisione che ho preso. Nei prossimi giorni il quadricello della Madonna di Capocolonna, questa splendida immagine che in questi giorni ci ha accompagnato per la celebrazione dell'Eucaristia, lo manderò per qualche giorno presso l'ospedale di Crotone, come segno della vicinanza della nostra Chiesa a questo luogo nel quale si sta combattendo una battaglia importante per la salute e il benessere di tutti noi. In quel luogo di sofferenza e di speranza, Maria di Nazareth, con la sua icona, con la sua presenza, sicuramente sarà un punto di riferimento di speranza e di fede per trovare nel Signore la luce e il conforto. E in qualche modo anche un segno di attenzione della nostra diocesi per non solo per le persone che sono ricoverate nell'ospedale, ma anche per i medici che ci stanno dando un esempio importante di dedizione, per il personale tutto, gli infermieri, tutto il personale che lavora lì, anche il cappellano che sta facendo un'opera veramente importante. Con questo segno in qualche modo vivremo ancora di più la nostra unità attorno a Maria Santissima. Ringraziamo il Signore anche per tanti piccoli segni di stima, di attenzione che in questi giorni attraverso i media ci stanno arrivando per questo momento di celebrazione. Molti dalla diocesi ci fanno venire messaggi di apprezzamento per questa iniziativa, ma anche da fuori diocesi, le altre diocesi della Calabria, anche dalle Puglie e da tante parti ci dicono di apprezzare questo momento, e mi sento veramente di ringraziare gli operatori della TV che rendono possibile tutto questo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Amen.